capisco se le piaccio. Come fare a capire se piaci ad una ragazza? Capita molto spesso nei commenti che qualcuno ci spieghi la sua situazione e, parlando di una ragazza in particolare, ci dica: non capisco se le piaccio. Lei mi ha dato questi segnali, ma non so cosa fare per capire se le piaccio sul serio o sta cercando solo attenzioni. Perché sì, il problema è quello, cioè non capire se una donna cerca solo attenzioni da te o se invece le piaci veramente. Se cerca solo attenzioni, la situazione può cambiare ma parti in salita, cioè c'è qualche difficoltà in più. Se le piaci, ovviamente la strada è tutta in discesa, ma il non sapere se piaci è veramente un problema. Perché in realtà non è un problema capire se piaci una volta capito come agire. Così la frase «non capisco se le piaccio» perderà significato. Ti ho incasinato con l'ultima frase. Ok, te lo dico in altre parole. Impara quello che ti sto per spiegare e non ti dirai più «non capisco se le piaccio», ok? Vediamo quindi cosa accade di solito seguendo i vari step. 1. Conosci una donna. 2. Lei ti manda un po' di segnali di interesse, ma non troppi. 3. Tu non capisci se le piaci e allora ci provi. 4. Lei ti manda segnali misti, un po' positivi, un po' negativi. 5. Nella tua testa balena la frase «non capisco se le piaccio, ho fatto di tutto ma proprio non capisco». In realtà non hai fatto di tutto, hai fatto il 90% del lavoro. Ti manca quel 10% che ti darà la risposta definitiva. Qual è questo 10%? Cosa fare nella pratica? Aumenta il flirt. Provaci con più forza, esponiti di più e vedi come reagisce. È un modo di metterla alle strette, così che le sue reazioni siano quelle vere. Non puoi pensare di capire le cose senza toccarle con mano. È una mentalità socratica del cavolo. Il vero apprendimento avviene con l'azione. Pensa ad un bambino piccolo. All'inizio della sua vita impara facendo. Mette in bocca qualche cosa e capisce che fa schifo. Sbatte contro qualche cosa e capisce che fa male. Allo stesso modo con le donne. Strano, eh? Agisci, aumenta il flirt e vedi come reagisce. Tutto qui, molto, molto semplice. Non farla più complicata di quello che è, ok? Cosa dici? Hai paura di agire? Beh, se hai troppa paura di agire, ti posso dire io se le piaci o non senza nemmeno parlare con te o con lei. Non le piaci. O forse le piaci, ma se continui ad aspettare segnali, lei perderà interesse perché ti penserà uno smidollato e dopo un po' non le piacerai più. So già la domanda che sta per arrivare. Ma aspettare a provarci potrebbe essere una tattica per tirarsela e quindi aumentare l'attrazione? No, almeno nella maggior parte dei casi una donna capisce se non ci provi seriamente perché hai paura di farlo o per altri motivi. Quindi, riassumendo, se vuoi capire, impara ad agire. Bene, abbiamo finito. Qui sotto nelle informazioni trovi dei link a due risorse che ti aiuteranno a leggere i segnali di interesse di una donna e capire meglio il discorso della ricerca di attenzioni. Se ti è piaciuto il video, ti chiedo la cortesia di cliccare il pulsante mi piace qui sotto. Grazie mille, ciao e alla prossima!